Si è tenuta a Lustra il 9 novembre la cerimonia di commemorazione dei caduti e la festa delle Forze Armate, a cui hanno preso parte scolaresche, associazioni ed anche i sindaci dei comuni limitrofi. Arturo Calabresi ha intervistato per noi Giuseppe Castellano, sindaco di Lustra, Michele Voria, sindaco di Rutino e Angelo Serra, sindaco di Laureana Cilento. Vediamo. Si è svolta sabato 9 novembre a Lustra la commemorazione dei caduti e la festa delle Forze Armate. Presenti nel comune cilentano, le scolaresche e i sindaci dei comuni limitrofi e le associazioni dei bersaglieri, dei carabinieri e dei marinai. In seguito alla celebrazione religiosa è stata deposta una corona di fiori ai piedi della statua del Milite Ignoto. Sono presente con grande piacere e facciamo un applauso al Cavaliere Castellano, sindaco di Lustra, che di questa manifestazione ha sempre fatto una ricorrenza di grande solennità. Siamo davvero contenti e orgogliosi di partecipare attivamente perché condividiamo con lui l'importanza di questa giornata. È una manifestazione importantissima, noi a Laureana l'abbiamo fatta il giorno 4, nonostante ci fosse un tempo un poco non felice, però è una manifestazione in cui bisogna esserci. Per noi è sempre un onore venire qui a Lustra, ormai è una consuetudine che ogni anno siamo qui con la sessione. Ci tengo moltissimo, è l'ottavo anno che io faccio questa manifestazione. Quello che sono un po' mortificato è perché non vedo i lustresi partecipi presenti. È come non sentissero questa manifestazione. C'è stata la consegna della targa per i 100 anni del nostro concittadino. È stato nella guerra di Abissinia, dal 35 al 36, ha partecipato alla seconda guerra mondiale. Signor sindaco, lei sente molto questa ricorrenza del 4 novembre in quanto ha militato nelle forze armate del nostro paese? Per quasi 40 anni. Se noi oggi siamo liberi, possiamo parlare liberamente, lo dobbiamo a loro, eccoli. A quei 26 e gli altri caduti, quella gente là che ha combattuto per la libertà.